Curioso come il film è del 96, quindi parliamo di tanti anni fa, come oggi dei ragazzi che non c'erano neanche quando il film è uscito, siano interessati e incuriositi da questi temi, che sono temi secondo me molto attuali effettivamente. Oggi con tutto questo parlare di fake news, di cose eccetera, la realtà e la finzione sono sempre più intrecciate, difficili da distinguere. Vi racconto una piccola cosa con cui è nato il film, l'idea da cui è nato il film, che vi fa capire che cosa c'è di attuale in tutto questo. Stavamo girando il film precedente con Diego e Fabrizio, che ti voglio, Diego Fantuomo, come si chiama, e avevamo allora, non c'erano tutte queste cose, la PlayStation, c'era una scatolina, si chiamava Nintendo, si giocava a calcio, per gli omini si muovevano un po' meccanicamente, così faceva un po' ridere, però a un certo punto Diego, alla fine della partita, dice: ma secondo voi, quando noi spegniamo, i calciatori cosa fanno? Vanno a fare la doccia, escono con le fidanzate, vanno al ristorante, gli omini del videogioco. E questo mi ha colpito come sensazione. Contemporaneamente succedeva anche una cosa invece più drammatica, cioè Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, decideva di togliersi la vita lasciando un biglietto con una frase di Neil Young molto bella, e poi in carcere: non riesco più a stare in questo gioco, dice. Questo mi ha mosso due pensieri, e da lì è nato quest'idea di fare Nirvana. Allora i videogiochi cominciavano a diffondersi, non erano ancora così invasivi come adesso, ma ho sempre pensato, no? Ma l'hanno pensato tanti filosofi molto prima di me, cosa ci facciamo qua? Chi è che decide tutto questo? Non vi sembra delle volte di essere in una specie, a me sì, qualche volta sì, di essere in una specie di gioco prefissato in cui qualcuno decide che cosa fare. Dobbiamo in qualche modo avere lo spirito e l'anima libero da questa cosa e pensare che poi la vita ce la facciamo noi per quanto è possibile, anche se non c'è un copione nella vita. Ah, ma infatti il dubbio è che ci sia un programmatore, che noi siamo come i replicanti di Blade Runner, no? Pochino ti viene ogni tanto. No, viene spesso, poi dipende dai periodi o dai giorni. Un'altra cosa molto interessante, tra le tante interessanti di Nirvana, è che a un certo punto tu ragioni insieme ad altri, non molti altri, però che queste creature poi prendono consapevolezza di se stessi, no? È un po' come mi veniva in mente, no? È strano, poi in questi giorni tutti avete letto, no? Di questa intelligenza artificiale che impara a una velocità supersonica, ed è come se avesse non una coscienza, insomma, comunque una competenza lessicale e linguistica. Quello è un aspetto, credo, che per un creativo, un creatore, è un aspetto davvero veramente importante. È anche inquietante perché ho visto ultimamente in una trasmissione televisiva che era stato fatto un esperimento dando per esempio all'intelligenza artificiale, alla macchina dell'intelligenza artificiale, alcuni riferimenti, per esempio la Gioconda, no? Che si dice che addirittura l'intelligenza artificiale possa ricreare l'arte. Allora vengono date alcune note, non so, donna con sorriso enigmatico, paesaggio toscano sullo sfondo, tutta una serie di cose, e vi vorrei far vedere che cosa è uscito dalla macchina, che è una cosa improponibile e anche piuttosto bruttina. Per fortuna la macchina non ha sentimenti, finché noi piangeremo, rideremo, ci emozioneremo di fronte a delle cose, riusciremo a tenere testa a tutto questo, secondo me, perché le macchine non hanno l'anima, per fortuna.